Ben ritrovati, gentili amici telespettatori, a questo nuovo appuntamento con Zona Lega Pro, la trasmissione che parla della terza serie del calcio cosiddetto minore, ma in realtà noi sappiamo bene che è importante perché ci sono piazze importantissime e soprattutto che hanno tantissima tradizione alle loro spalle, come Lecce, Benevento, tantissime altre squadre, anche parlando del nord. Vedo già che sorride il mio ospite, il direttore sportivo Vincenzo Tridico, perché ho nominato tante squadre. Tante squadre, però poi ti sei soffermato su Benevento-Lecce. Ci sarà un perché. Ci sarà un perché. No, perché sono le prime due squadre che mi sono venute in mente casualmente in riferimento al girone C, perché è arrivato anche l'ultimo verdetto dopo le promozioni di Cittadella e Spal nel girone A. Nel girone B arriva anche la promozione per la prima volta nella storia del Benevento, che dopo quanti anni? 7, 8, 9, 10, 15 ha inseguito a lungo la Serie B con tantissimi anche playoff persi all'ultimo atto, ed è riuscito invece a centrare grazie al 3-0 di sabato scorso a Lecce la promozione Serie B. Soprattutto con grandi investimenti fatti nel passato, e invece quest'anno con diciamo un investimento giusto, non come gli altri anni, è riuscita a centrare l'obiettivo. Obiettivo che va dato merito soprattutto a un grande allenatore, ad Autieri, che è un guru di questa categoria, quello che viene sempre chiamato quando poi c'è da centrare appunto un obiettivo importante, e questa volta l'ha centrato. Lo scorso anno a Matera l'ha sfiorato, a Benevento invece non se l'è lasciato sfuggire. Tra poco andremo a vedere i risultati dell'ultimo turno del girone C. Direttore, è un Benevento che ha inseguito a lungo la promozione, no? Ho ricordato prima le diverse finali playoff perse proprio all'ultimo giro, no? All'ultimo secondo, però adesso nell'anno in cui hanno speso di meno, tra virgolette, perché di questo argomento abbiamo già parlato abbondantemente settimana scorsa, però è arrivata questa promozione, questo risultato che onestamente, guardando anche il blasone di altre squadre, le potenze, no? Come possiamo definire Foggia, Lecce, lo stesso Catania con la penalizzazione, alla fine il Benevento si è inserito e ha vinto per distacco, perché ha 7 punti di vantaggio con un punto di penalizzazione. No, bisogna dare, come dicevo prima, bisogna dare merito a questo gruppo e soprattutto a questo allenatore, che quest'anno veramente hanno fatto un capolavoro, perché comunque non era facile centrare l'obiettivo proprio con le squadre che hai detto tu, che sono in questo girone, quindi le corazzate. Foggia su tutti, perché comunque il Foggia all'inizio dell'anno, i primi noi l'avevamo dato come, almeno il sottoscritto l'ha dato come favorita, ma un po' tutti i media, tutti i tecnici davano il Foggia come favorita. Sorride il direttore, no, perché c'è sempre in ballo quella famosa busta, sì, con i pronostici. Sì, è un giochino che facciamo all'inizio dell'anno. Ma alla fine non ci azzecchiamo mai. E questo è il bello, vedi, il bello, perché di questo campionato, che veramente da questo punto di vista sorprende ogni anno, cioè, quindi vuol dire che certi valori alla fine comunque non si rispettano, e questo vuol dire che è un campionato che dà spettacolo, un campionato veramente che avvincente. Fino alla fine, è vero, comunque sia nel girone A, nel girone B, nel girone C abbiamo assistito e assisteremo ancora, perché manca una giornata al termine della regular season, poi ci saranno playoff, playout, ci sarà da divertirsi, nel senso che e poi è comunque appena iniziata forse la stagione. E poi comunque ancora ci sono dei verdetti, sì. I verdetti nei playout, che in alcuni gironi ancora non sono stati ben diciamo definiti. La griglia playoff, playout è quasi definita, con i playoff dove la quarta migliore resterà, anzi la quarta peggiore è quella del girone B, che resterà fuori. Però questa è l'unica cosa che abbiamo sicuramente centrato sin dalle prime giornate. Sì, possiamo vantarci di un pronostico che il girone B l'avevamo dato come quello forse un po' più, come definirlo, non scarso, perché non è scarso. No, però forse aveva qualcosa in meno rispetto agli altri due, ecco. E quindi alla fine comunque è stato rispettato, perché squadre come l'Ancona, che aveva lottato comunque fino a un certo punto, poi comunque ha mollato, comunque non ha raggiunto quel quorum di punti necessari per centrare i playoff. Oltretutto nelle ultime settimane si è proprio lasciato andare l'Ancona in virtù del praticamente quasi assodato obiettivo non centrato dei playoff, che si era capito da alcune settimane che non poteva centrarlo, perché è appunto capitato che
c'entrassero un paio di sconfitte di fila che hanno pregiudicato il cammino della squadra marchigiana. Andiamo a vedere allora il girone C con risultati dell'ultimo turno. Il 33esimo si è giocato sabato con la vittoria del Benevento, l'abbiamo detto, 3-0. L'Andria invece ha pareggiato con il Cosenza 3-3. Poi possiamo vedere anche il risultato che ha conquistato il Matera. Matera praticamente fuori da tutto con la Lupa Castelli Romani. Foggia Martina Franca 4-0, Ischia Catanzaro 0-1, Melfi Acagas 2-2, Messina Casertana 1-1, Monopoli Vestabia 4-0, Paganese Catania 0-0. Ecco, abbiamo parlato della parte alta della classifica, dove vorrei subito porre una domanda al direttore. Cosenza pareggia 3-3 ad Andria, la Casertana pareggia a Messina, chi delle due deve mangiarsi le mani? Secondo me il Cosenza. Il Cosenza, anche perché l'Andria non aveva nulla da dire più a questo campionato, e quindi una dimostrazione soprattutto dell'onestà dell'Andria di aver fatto una partita, di aver fatto la propria partita, magari cercando di puntare anche a quello che poteva essere l'obiettivo della Coppa Italia, ma in ogni caso non aveva, diciamo, obiettivi importanti quali potevano essere i playoff e i playout. Il Messina, forse anche il Messina è nella stessa posizione, quindi magari tutti e due potevano avere lo stesso tipo di obiettivo, però sicuramente, diciamo, tra Cosenza e Casertano, l'ottavo posto che vale in teoria l'accesso alla Team Cup, esatto, però diciamo che tra tutti e due io vedevo già il Cosenza nei playoff, cosa che invece alla fine non è stato. Cosenza, che tra l'altro adesso possiamo andare a vedere la classifica, una squadra che segna poco e forse questo è costato alla formazione. Certo, poi ci pensiamo, l'ultimo turno ha fatto proprio 3-3, perciò ha fatto 3 reti, però 35 gol in 32 partite prima dell'ultima giornata, beh, sono un po' pochini per una squadra che punta ai playoff, direttore. Però rispetto alla griglia di partenza, Cosenza e Casertana avevano obiettivi diversi. Il Cosenza aveva un obiettivo di salvarsi, la Casertana aveva un obiettivo invece che è quello che poi ha cercato di rispettare, quello di centrare i playoff. Quindi diciamo che il Cosenza in ogni caso può essere soddisfatto, ha valorizzato tanti giovani, sicuramente a questo punto della stagione c'è da un po' da mangiarsi le mani, ma in ogni caso penso che l'ambiente cosentino possa essere soddisfatto della stagione. Benevento 69, Foggia 62, Lecce Casertana 60, manca un punto ad entrambe per assicurarsi il biglietto playoff, perché il Cosenza rimane ancorato a 57. Diciamo che qua in effetti i due punti pesano, forse a prescindere, anche se avesse vinto, sarebbe comunque rimasto fuori, perché nell'ultimo turno però intanto metteva pressione, sì, a Casertana, esatto, e Lecce fino all'ultimo se la devono giocare. Poi via via ci sono tutte le altre squadre, vorrei concentrarmi però nella parte bassa della classifica, se la regia permette, di vedere Monopoli, Catanzaro a 38 e il Catania a 36. Attenzione, perché il Catania a questo punto non può più scherzare col fuoco, mancano 90 minuti alla fine, domenica ha pareggiato a Pagani 0-0 e ha perso due punti che potrebbero costare addirittura i play-out. La classifica dice questo, per cui il Catania è obbligato a vincere, non ha alternativa. Dall'altra parte Monopoli e Catanzaro devono fare la stessa cosa, perché poi dopo bisogna verificare eventualmente a pari classifica avulsa, classifica avulsa, perché sono tre squadre, quindi c'è il rischio di arrivare tutte e tre a 39 e a quel punto c'è da verificare la classifica avulsa. L'unica squadra che è uscita fuori da questo giro è l'Acragas, che invece, pur arrivando a 39 a pari punti con il Catania, è già fuori, perché comunque gli scontri diretti danno ragione appunto all'Acragas. Acragas Benevento, Casertana Paganese, il prossimo turno lo possiamo vedere insieme: Catania Andria, Catanzaro Melfi, Cosenza Ischia, Juve Stabia Foggia, Lecce Lupa Castelli Romani, Martina Franca Messina, Matera Monopoli. Diciamo che sostanzialmente il calendario sorride al Monopoli e al Catanzaro, perché affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere. Però c'è anche da dire che fortunatamente questo campionato tutte se le giocano le gare, tutte le squadre scendono in campo per vincere o comunque per non perdere, ed è quello che potrebbe capitare anche domenica, almeno ce lo auguriamo. Poi se Catanzaro e Monopoli saranno più forti, vinceranno la partita. Il Catania affronta l'Andria. Diciamo che il Catania ha un solo obiettivo, intanto: se non vince è dentro.
sicuramente. Devi vincere, il pareggio non serve a nulla e sperare che gli altri scivolino, che facciano un passo falso le altre. Ma se dovessi andare ai playout, cioè è una batosta, io penso, immagino già l'ambiente siciliano, è una batosta di quelle, allora, già clamorose, sono partiti con un handicap enorme, perché comunque tanti punti di penalizzazione li avevano messi in una situazione sicuramente di svantaggio rispetto alle altre squadre. Se all'inizio sembrava favorevole, perché comunque hanno annullato quasi subito il meno, però poi da lì è iniziata la parabola discendente, diciamo, sì, del Catania, che invece che salire continuava a scendere fino addirittura a raggiungere, anzi a essere coinvolta in pieno, coinvolto nel club Elteneo, nel pienone lì del calderone della zona calda. Tra l'altro c'è da sottolineare anche una situazione societaria che ancora non è ben definita, perché chi sta gestendo il Catania in questo momento è un gruppo che gestisce un po' quelli che è il Catania dello scorso anno, dove sappiamo tutte le vicende, no? Per cui una retrocessione o comunque un coinvolgimento nei playout metterebbe veramente l'ambiente in una crisi seria. Abbiamo selezionato qualche giocatore migliore? Possiamo elencare? Ma io, guarda, giocatore, io più che qualche nome, in questo l'ho detto all'inizio della trasmissione, vorrei fare veramente un elogio al mister Autieri del Benevento e un po' a tutto il gruppo del Benevento, che hanno veramente fatto una grande, grande, grande stagione. Diciamo, quindi al di là dei nomi, tra i migliori mettiamo il Benevento. Al di là dei singoli, potrei facile dire Mazzeo piuttosto che qualche altro, che sono giocatori che durante l'anno abbiamo citato quasi sempre. Però diciamo il Benevento in toto. Eh sì, direttore, comunque ha fatto davvero un capolavoro, direi, che non dico in pochi si aspettavano, perché comunque il Benevento era tra quelle favorite, però vincere così il campionato è sicuramente un qualcosa che non era più di tanto pronosticabile all'inizio stagione. Ricordiamo la mail, potete scriverci a zonalegapro@gmail.com, come vedete dalla grafica. Girone B al volo, risultati: ancora Rimini 0-4, Arezzo Maceratese 1-0, condanna definitiva sulla Maceratese in chiave secondo posto, Carrarese Prato 1-2, L'Aquila Lucchese 1-2, attenzione, questo sarà un altro risultato importante che poi andremo ad analizzare. Pisa Lupa Roma 1-0, Sant'Arcangelo Pontedera 2-1, Savona Pistoiese 1-0, Teramo Spa 0-2, Tutucoio Sera 3-0. Voglio analizzare con calma questi risultati, perché avete visto, la sconfitta dell'Aquila è decisiva, in quanto l'Aquila è condannata ai playout con una giornata d'anticipo. E questa è stata veramente una grossa sorpresa, perché comunque l'Aquila ha come obiettivo un campionato sicuramente diverso, però la penalizzazione, la condanna poi per quanto riguarda il discorso del calcio scommesse ha mandato veramente nel baratro questa squadra, per cui ora si trova veramente in una situazione difficilissima, perché adesso affrontare i playout in questa condizione psicologica non è facile. Che ramarico c'è invece? Tra l'altro, in questo caso andrà, c'è, cioè, il Prato che ha il vantaggio. Se resta così la classifica, ha il Prato che è il Prato e Rimini. Allora possiamo dire una cosa: a prescindere, vediamo la classifica a questo punto. Abbiamo parlato della classifica, vediamola, no? Spal 71, Pisa 62, Maceratese 58, Ancona 50. Allora, Spal promosso in Serie B e ci siamo. Pisa matematicamente secondo davanti alla Maceratese, Maceratese che disputerà i playoff. Ancona non disputerà i playoff perché è la quarta peggiore dei tre gironi, perciò fuori da tutto. Tra l'altro, direttore, concentriamoci appunto sulla parte bassa, no? Giustamente ha sottolineato il direttore alcuni risultati importanti, per esempio vediamo la Lucchese che è salva, il Tutucoio che è praticamente salvo. Attenzione però a questo punto a Sant'Arcangelo, Pistoiese, Rimini e Prato che si giocano il tutto per tutto negli ultimi 90. Vediamo gli incontri di domenica. Vediamo adesso gli incontri di domenica, tra poco li vedremo, direttore, perché volevo fermarmi un attimo sull'Aquila, no? Che ha clamorosamente subito questo trauma psicologico che c'è stato della penalizzazione. Poco fa citava appunto che in effetti da quando c'è stato questo, la penalizzazione, da quando è venuto fuori la penalizzazione, notizia, loro non sono riusciti più proprio a mantenere quel passo che fino a quel momento
e aveva questo gruppo, tra l'altro un passo, non dico da playoff, ma comunque la squadra che si sarebbe salvata in modo abbastanza Chi tranquillo. si mangia le mani è il Savona invece, che è a 5 punti dalla Lupa Roma, senza penalizzazione, 14 punti, ricordiamo, Sarebbe sarebbe salva. salvo con l'ultimo turno in casa del Prato. Ci sarebbe uno scontro diretto, però Però non sai, sarebbe ha detto certo. affrontato anche il campionato in una condizione, ritornando sempre allo stesso termine psicologico, molto difficile, no? Perché sapendo di essere penalizzato con quei punti, tanti, 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 ogni settimana ne veniva fuori uno, no? Quindi non è stato facile. E comunque al Savona va dato il merito di aver fatto una bella rincorsa. Non ci è riuscito, pazienza, però comunque lo ci hanno provato. Vediamo allora il calendario, l'abbiamo citato, vediamo il prossimo turno del girone B, Lucchese Carrarese, Lupa Roma, L'Aquila, Maceratese Sant'Arcangelo, Pistoiese Pisa, Pontedera Teramo, Prato Savona, Rimini Arezzo, Siena Ancona, Spal, tutto cuoio. Abbiamo visto la classifica, abbiamo visto anche il prossimo turno, direttore, Non chi c'è, rischia davvero? rischia l'Aquila, insomma, rischia veramente l'Aquila perché le altre penso che comunque manterranno il passo giocando in casa sia il Prato sia comunque il tutto cuoio con la Spal, Spal già vincente, non ha nessun diciamo, interesse particolare, Ma con un punto il tutto cuoio può andare tra su. Rimini, Pistoiese e Sant'Arcangelo, che citiamoci su queste tre, lasciamo per un attimo fuori il tutto cuoio, anche se la vedrà in casa della Spal, perciò può rischiare comunque di perdere. Ma Ma basta un punto tra l'altro allora e esatto, quindi ma sono il fuori. Sant'Arcangelo che gioca in casa della Maceratese è la squadra che forse rischia di più, considerando che la Pistoiese affronta il Pisa che è già secondo, è vero che anche la Ma Maceratese è anche già la terza, Maceratese è però terza, quindi col fatto di giocare in trasferta, magari il Rimini gioca in casa con l'Arezzo. per me vale lo stesso discorso per tutte e tre, perché prima abbiamo fatto un elogio alle squadre di questa categoria per l'onestà che hanno dimostrato fino adesso. Io spero ancora Io lo nell'onestà. sottolineerei più volte, in Sì. effetti, questo Perché aspetto, alla luce forse di tutto quello che è successo nel passato, quest'anno è stato un campionato che apparentemente sembra veramente molto più onesto. eh. Il Prato invece al 90% è condannato Dovrebbe, play out. secondo me sì. E allora una squadra toscana che sicuramente, o meglio, sicuramente potrebbe giocare i playout è appunto il È il Prato. Prato lì, poi vediamo la Pistoiese, il Tutto Cuoio, la Lucchese, diciamo per i colori rossoneri fortunatamente si è salvata, e invece per la zona nobile c'è il Pisa che lotterà per la serie Beh, cadetta. erano tante le squadre toscane, Sì, in qui effetti qualcuno doveva per forza Anzi, forse è andata anche bene con bene, sì. una sola squadra ai playout se dovesse finire così il torneo di Lega Pro Girone B. Abbiamo selezionato anche qui alcuni nomi caldi, Sì, a me direttore. piace tirar fuori un nome appunto del Savona, è un ragazzo Ex giovane, Inter, ex, immagino. sì, Tassi, Lorenzo Tassi, che tra l'altro è stato per un periodo prima di un infortunio serio che ha subito, un giocatore che ha debuttato anche in Serie B in giovanissima età, poi appunto acquistato dall'Inter dalla primavera. Purtroppo per lui non è stato facile rimettersi in gioco, però vedo che adesso piano piano sta risalendo la china, anche perché questo è un giocatore che può fare tranquillamente, per quello che è il suo bagaglio tecnico, anche la Serie Addirittura A. la serie, Secondo me sì. direttore, lo mandiamo già nella massima serie. Non quest'anno, ma secondo me arriverà. Alle potenze Parlavamo locali. di Tremolada nelle Le scorse puntate puntate. precedenti e non ci siamo sbagliati dicendo che probabilmente il prossimo anno verrà acquisito, le sue prestazioni verranno acquisite da un club di Serie A. Quindi stessa cosa, mi sbilancio e dico per Tassi. Ci nasconde qualcosa il direttore, No, sa scusate. qualcosa che non sappiamo e che non vuole raccontarci, però nelle prossime settimane, soprattutto quando ci A sarà bocce meno ferme, calcio, a bocce quando sarà ferme. meno calcio giocato, bisognerà svelare qualche retroscena di mercato, magari anche Ci con qualche proviamo, ci collegamento. Ci proviamo. proviamo, ci proviamo. Diciamo che abbiamo le carte in regola per fare bene, dopo che i pronostici sono andati così così. Andiamo a vedere il girone A, i risultati con l'ultimo turno, il 33esimo, anzi il penultimo turno del campionato. Albino Leffe Lumezzane 1-2, Alessandria Reggiana 0-1, poi vorrei parlare un attimo dell'Alessandria. Bassano Padova 2-1, Cittadella Cremonese 3-3, partita incredibile, strana, 3-1 per il Cittadella, poi 3-3. Cuneo Renate 0-0, Generalinio Frana Pistola 1-1, Pavia Pordenone 0-1, Pro Patria Mantova 0-3, Pro Piacenza su Tirol 2-0. Inizierei subito dall'Alessandria perché questa gara con la Reggiana
Mi ha ricordato vagamente la partita con il Venezia che finì 1-1 e che condannò l'Alessandria a non disputare i playoff la scorsa stagione. A parer mio, c'è un qualcosa, una similitudine tra queste due gare. L'Alessandria, quando è lì, manca l'appuntamento. È vero che poi Guarda, entra ai playoff, questa però. volta sì, rispetto allo scorso anno almeno ha centrato i playoff. È una stagione comunque diversa, cioè, noi pensiamo al cammino di questa stagione dell'Alessandria, soprattutto nella Team Cup, cioè, ci si aspettava un finale diverso, onestamente, non era questa la posizione che tutti si aspettavano dell'Alessandria alla fine del campionato. Probabilmente ha speso troppo in quella competizione e quindi sta pagando, però adesso ha tutto il tempo anche secondo me per rimediare, perché comunque il potenziale tecnico è superiore a tantissime altre squadre. Classifica, vediamola allora, con il Cittadella quota 73, Pordenone 62, Bassano 61, Alessandria 57, e per questo che dico ha fallito un'opportunità comunque di restare agganciata a Pordenone e Bassano, poi è comunque dentro i playoff ed è un buon risultato. Tra Però l'altro se dovesse finire così incontra il Foggia. E sarebbe veramente un gran peccato tra Foggia ed Alessandria, una delle una due delle due perde, può sì. Tra perdersi. l'altro l'anno scorso però mi ricordo che anche il Como entrò un po' all'ultimo, Sì. giocò in casa del Benevento, Andò a vinse a vincere. Benevento Sì, 1-2 sì. al 90esimo con doppietta forse di, Non ricordo. adesso non mi sfugge il nome, comunque mi ricordo con una doppietta e vinse appunto 2-1 al 90esimo a Benevento. Di conseguenza tutto si può fare nel calcio. Certo che una tra Foggia e Alessandria perderla pronti via. È in apertura. Sì, No, tra l'altro due squadre che all'inizio di stagione sicuramente avevano come obiettivo la promozione diretta. l'Alessandria ha pagato, diciamo, lo scotto della Coppa Italia è stato pagato perché è stata una lunga tirata dove si è sognato la finalissima perché è arrivata davvero a pochissimo dalla finale di Coppa Italia a Roma contro la Juventus, poi ha affrontato il Milan ed è stata eliminata la squadra grigia, però ha davvero fatto un percorso Importante. importante. Vediamo nuovamente la classifica perché abbiamo notato una cosa, direttore. Allora, nel girone C, il Cosenza ha una delle migliori difese, no? Il Benevento ha la migliore difesa e sono comunque squadre che sono in alto. Qua invece vediamo che la miglior difesa ce l'ha la Reggiana. A quota 23, che solo nelle ultime settimane è venuta su con le due vittorie consecutive, altrimenti sarebbe stata indietro, è quinta subito dietro l'Alessandria, ma non ha fatto un campionato Ma eccezionale, non è un caso. tutt'altro. Mister Colombo, da grande difensore, qual era? E ma non è un caso, ma come mai non ha pagato in questo girone, a differenza degli altri, dove comunque il Cosenza molto probabilmente non entra ai playoff, ma è sempre stato lì. La Spal ha la miglior difesa, promossa in Serie B, il Benevento 20 gol subiti in 33 partite, è in Serie B, la Reggiana 23 gol subiti in 33 Infatti, partite, fuori da tutto. 38 come il Cosenza, com'è il tra l'altro. Cosenza? No, probabilmente è il contesto del girone che li ha penalizzati. Penso che sia più un discorso che va riferito poi al contesto in Diciamo cui che questa 12 pareggi regione. sono Sono troppi, troppi, ecco, sono su troppi. 33 No, anche partite. perché un pareggio sappiamo tutti è un punto, una vittoria sono tre, quindi non è più come una volta un punto, due punti la vittoria. Quindi i pareggi sicuramente ti mettono in una condizione di inferiorità rispetto a chi riesce a conquistare più i 3 punti. Ecco. Allora, addirittura abbiamo visto poco fa la classifica, è interessante anche capire la zona play-out, nel senso che l'Albino Leff ormai da tempo sa di essere play-out, il Mantova uguale, il Cuneo l'ha saputo domenica scorsa, ma con la testa era praticamente già ai play-out. Attenzione a domenica, perché come possiamo vedere al volo, la graduatoria del girone A, Pro Piacenza 38, Renate 40, Lumezzane 41, Gianerminio 42, salva, però domenica c'è Renate contro Pro Patria, perciò almeno sulla carta dovrebbe essere una vittoria per il Renate. E lo scontro diretto tra Lumezzane e Pro Piacenza che potrebbe sancire, anzi non potrebbe sancire, sancirà Sicuramente, sancirà. sicuramente una delle due squadre che andrà ai playout ed è un vero e proprio scontro diretto perché chi perde
Vai play out perché se Lumezzane dovesse perdere per la questione degli scontri diretti a parità di punti, poi bisogna vedere anche cosa farà il Renate, però mettiamo che dovesse vincere il Renate, a parità di punti, il Pro Piacenza si salva, il Lumezzane va ai play out. Diciamo che iniziano i playout questa domenica per loro, Anticipare. perché anche qui è uno scontro dentro fuori. Come si Quindi prepara uno scontro che praticamente è un playout, ecco, anticipato? bisogna innanzitutto mantenere l'ambiente. Quando parlo di ambiente mi riferisco alla squadra il più tranquillo possibile, quindi non far pesare molto e quindi non alzare molto la tensione, se no si rischia di Già arrivare, ci sarà. che già di sua c'è, per cui se arrivi direttamente alla partita con una tensione altissima si rischia di fare flop. Quindi la squadra va tenuta tranquilla pensando che quella comunque teoricamente è una partita normale, anche se poi in realtà non lo è, però cercando di lasciare il gruppo il più tranquillo possibile. Poi comunque è una partita di calcio, non è che Però vale è una tanto, finale, è una comunque è una finale, è una finale, è finale, una cioè chi finale, perde è fuori, è out, è e fuori. soprattutto il Lumezzane, vabbè, avrà il vantaggio. Ecco, ultima Lumezzane ha il domanda, vantaggio in casa è un però. vantaggio giocare sì in casa, anche se Sì. diciamo che comunque rispetto magari ad altri campi, con tutto il rispetto, Lumezzane avrà il vantaggio del fattore campo, però Anche se magari lì non è così caldo bravo, il ecco, pubblico sì, difatti come. quello che dovevo arrivare. È vero che giochi in casa, ma a Lumezzane più di 200-300 spettatori non sono mai visti. Al contrario, fosse stata a Piacenza la partita, probabilmente lo stadio sarebbe riempito. Qua tira fuori anche un po' di trascorsi da tifoso, Eh da sì. direttore, anzi sportivo del Montichiari, Ma simpatizzante, tira fuori un po' di no, è rivalità. che, ma rivalità è che io conosco bene quegli ambienti, quindi anche in campionati vinti da parte del Lumezzane, perché dalla C2 alla C1 sono arrivati a vincere Beh, ha campionati, ma sfiorato nel 2002 anche la la Serie famosissima B. NB. Però diciamo che il pubblico è quello, Sì. cioè non c'è tantissima Direttore, gente parliamoci però che chiaramente. È un vantaggio o no? segue. È un Giocare, vantaggio. no, 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 al di là in caso o meno, è un vantaggio o no giocare con due risultati su tre a disposizione? O tante volte è meglio dire io vado là, me la gioco, so solo che ho un risultato, devo vincere come Guarda, sono va, va. sempre quelle cose al È 50-50, strana perché come sulla cosa. carta è un vantaggio, poi però magari ti culli di avere questo vantaggio e affronti la partita in modo più tranquillo, e dall'altra parte invece vengono, giocano col coltello tra i denti e ti fanno fuori. Diciamo che per fare giusto i simpaticoni noi daremo la risposta dopo, che così è Che più è più facile e non sbaglieremo sicuramente, così facile. avremo dato la risposta. Al volo, prima di chiudere, prossima giornata, anche se in parte l'abbiamo già annunciata, Cremonese Cuneo, Ferrara Pisalopa via, Lumezzane Pro Piacenza, scontro diretto, chi perde è ai playout. Mantova Albino Leffe, anticipo praticamente di playout, Padova Alessandria, Pordenone Gian Erminio, Reggiana Bassano, Renate Pro Patria, Renate che deve vincere per non andare ai playout, su Tirol Cittadella, direttore al volo, abbiamo selezionato anche qui qualche nome del girone A. Sassa Bruno. Siamo andati Sono sul sicuro. sicuro. Allora, mi raccomando, continuate a seguirci e a non perdere la nostra trasmissione dedicata alla Lega Pro. Intanto ringraziamo il direttore sportivo Vincenzo Trinico. Grazie a te, alla prossima. Ci ritroviamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di Zona Lega Pro. Saluto.